Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Spazio Games. Oggi ci occuperemo di CIA, un titolo indie sviluppato da un piccolo studio di ben sole 9 persone. Si tratta di un open world sandbox che è in grado di calmare anche le anime più tormentate. È un gioco che vuole raccontare davvero tanto e lo fa attraverso colori vivaci e un mondo pieno di relax. Ma non ci sarà solo relax e osservazione, avremo anche alcune abilità da sfruttare. La nostra protagonista infatti potrà utilizzare il salto dell'anima per prendere possesso di alcuni oggetti inanimati oppure alcuni animali che ci circondano. Tutto questo per raggiungere alcuni punti utili per completare la nostra missione, ovvero quella di salvare nostro padre, che è stato catturato da un tiranno e dai suoi soldati di stoffa. Siete pronti a scoprirne qualcosa di più? E beh, allora ci vediamo dopo la sigla nella nostra recensione. La prima cosa che insegna Kia è che non è tanto importante la meta, ma è come ci arrivi che conta per davvero. Questo vale sia a livello metaforico sia all'atto pratico, perché una delle particolarità più belle di questo titolo risiede proprio nella libertà del design, che affascina e cattura sin dai primi momenti di gioco. Il mondo realizzato dal piccolo team di sviluppo è bello, ricco, ma soprattutto pieno di cura e amore. Siamo all'interno di un piccolo arcipelago dai colori vivaci, ma allo stesso tempo decisamente rilassato. Tutta l'atmosfera è studiata per regalare momenti di pace e relax. Ogni volta che ci imbattiamo in un bellissimo tramonto, la nostra mente è libera di fermarsi ad ammirare. Il sole, che pian piano scende dolcemente tra le increspature più lontane, regala quella tranquillità di cui tutti abbiamo bisogno. I colori che sfumano dal chiaro giallo verso un arancione più intenso, sino a scomparire per lasciar spazio alla notte, richiamano alla mente momenti di piacevole serenità. Il rumore del mare, il vento che muove le piante, gli animali che ci camminano intorno. Kia è molto più di un semplice sandbox, questo è sicuro. Il punto chiave del titolo trascende la semplice narrazione e ci porta più in là della classica storia. Il senso di movimento, l'esplorazione, la continua scoperta rendono il titolo un gioco con un gran senso di identità. Ci sono tanti sandbox al mondo, eppure questo riesce in qualche modo a distinguersi. Il gioco interpreta a modo suo il viaggio, grazie a tante piccole accortezze che lo rendono piacevole non solo alla vista, ma anche al gameplay. Potremo saltare, planare, scivolare e nuotare in maniera più che mai libera. Andare alla ricerca di nuovi spazi e nuove conoscenze sarà piacevole grazie all'atmosfera che avremo intorno a noi. Naturalmente, non manca uno sfondo narrativo che fa da cornice a questo nostro lungo cammino. Una piccola storia che ci traina all'interno di questa particolare cultura, quella della Nuova Caledonia. Immersa in questo bellissimo arcipelago, la nostra protagonista è alla ricerca del padre, che è stato rapito da un tiranno con il suo esercito di soldati di stoffa. La nostra eroina è ben lontana dall'essere un vero e proprio soldato, dovrà riuscire nell'intento sfruttando la propria astuzia e le proprie doti. Per farcela dovrà sfruttare al massimo le sue abilità, il salto dell'anima, grazie al quale potrà impersonare animali e oggetti e sfruttarne le abilità. Tutto ciò sarà sufficiente per trionfare? Una delle trovate più interessanti all'interno di Kia è senza dubbio legata al salto dell'anima. Si tratta di una particolare abilità che ci permette di prendere possesso di un oggetto inanimato o di un essere vivente senza particolari limitazioni se non quella temporale. Una volta scoperta questa funzione, ho passato svariate ore di gioco a tramutarmi in qualsiasi cosa mi capitasse a tiro. Potevo essere una bottiglia, una ruota, un cane, un uccello, letteralmente qualsiasi cosa. La parte più interessante è che ogni oggetto animale presenta delle caratteristiche uniche date dalla loro conformazione. Per esempio, potremmo trasformarci in un pesce e sfrecciare nell'acqua con estrema rapidità. Anche trasformarsi in un uccello potrebbe essere utile per raggiungere alcuni punti in cui non potremmo arrivare in altro modo. Ci sono davvero tantissime cose che si possono fare, basta lasciare spazio alla fantasia. Sebbene alcune trasformazioni si siano rivelate particolarmente utili per raggiungere alcuni luoghi complessi da visitare, altre invece non sono state particolarmente peculiari al gameplay, ma semplicemente divertenti. Naturalmente dobbiamo ricordarci che si tratta di una versione di prova e quindi potrebbero esserci molti altri risvolti nella versione finale. Kia però non è soltanto salto dell'anima e osservazione. Sebbene si passi gran parte del tempo a esplorare la mappa di gioco, altre sono le cose che possiamo fare al suo interno. Oltre a saltare, planare, scivolare, arrampicarci e navigare, dovremo anche collezionare oggetti e portare a termine la nostra missione. All'interno dell'isola avremo a disposizione molti collezionabili, alcuni più
più semplici da reperire, altri più complicati. Ci saranno ninnoli da raccogliere, ma anche forzieri da aprire e alcuni da scovare grazie alle mappe del tesoro. Al loro interno troveremo alcuni oggetti cosmetici che ci permetteranno di personalizzare la nostra piccola eroina. Potremo, ad esempio, indossare cappelli da cowboy o gonne fatte con le foglie di cocco. Ci sono davvero tantissimi oggetti tra cui scegliere per rendere unica la nostra protagonista. Tutto questo sarà possibile semplicemente sedendoci attorno a un fuoco e selezionando l'abito che più ci aggrada. Oltre ai vestiti ci saranno anche alcuni altri accessori e pitture facciali. Non manca anche un po' di azione che interromperà quei momenti di assoluto relax. Durante i momenti di gioco, infatti, abbiamo avuto modo di affrontare parte dell'esercito di stoffa. Questi nemici non sono poi così difficili da sconfiggere, almeno questo nelle prime ore di gioco. Basterà buttare degli oggetti infuocati e bruciarli. Generalmente sotto ogni cumulo si nasconde un forziere, ricco di tanti oggetti cosmetici. Kia è un'avventura open world che mette a tacere anche i pensieri più preoccupanti. Si tratta di un titolo che ha il potere di calmare una mente agitata e lo fa grazie a un insieme di piccole cose. Immagini e suoni diventano un tutt'uno in questa gara per trovare la pace, ma in particolare il gameplay che riesce nell'intento. Ogni qualvolta lo desidereremo, infatti, potremo fermarci un secondo e suonare il nostro ukulele in piena tranquillità. Potremo sederci attorno al fuoco e iniziare a comporre la nostra melodia con una fedeltà quasi irreale se pensiamo al titolo che abbiamo davanti. Potremo pizzicare le corde e creare melodie davvero rilassanti, tutto in base alla nostra creatività. Si tratta di uno strumento a tratti complesso ma anche molto gratificante. È facile sbagliare e creare melodie per nulla intonate, ma se eseguite con cura, allora si potranno creare momenti di pura armonia per risvegliare la bellezza del paesaggio che ci sta intorno. Potremo suonare da soli oppure in compagnia di altri personaggi presenti nel gioco, tutto con una buona dose di fedeltà. Kia suonerà anche in segmenti di gioco ritmici, in alcuni tratti chiave del gioco. Esiste anche un'opzione per riprodurre le musiche in automatico, sebbene vogliamo sottolineare che non ci siano punteggi o penalità se sbaglieremo qualcosa. Suonare l'ukulele, però, non sarà solamente un momento fine a se stesso, ma potrà rivelarsi la chiave per sbloccare alcune sezioni di gioco. Potremo infatti utilizzarlo in alcune particolari occasioni, così da attivare eventi speciali, come generare forti acquazzoni oppure richiamare animali che abbiamo necessità di impersonare. Seppure nella sua versione di prova, Kia è riuscito a conquistare una parte del mio cuore, regalandomi momenti di gioia e serenità. Il paesaggio è stato ricreato con amore e cura ed è pronto per essere mostrato al mondo in tutta la sua tranquillità. Una storia che ti invita a crescere e apprezzare le piccolezze del mondo, regalandoti la serenità di cui hai bisogno. La base di partenza è certamente quella giusta e noi non possiamo che augurargli tutto il meglio per il futuro.